Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze e benvenuti e bentornati sul mio canale. Come avete trascorso il Natale? Spero nel migliore dei modi, spero l'abbiate passato con le persone a voi più care, avete trascorso delle giornate stupende. Io, nonostante l'abbia trascorso lontano dalla mia famiglia, devo dire che comunque ho avuto modo di trascorrere dei giorni molto belli con una coppia di nostri amici a cui teniamo molto. Sono in assoluto i nostri migliori amici qui a Londra e devo dire è stato comunque un bellissimo periodo, ecco. A conti fatti, cioè una volta terminate tutte le giornate di celebration, devo dire che ho ricevuto tantissimi regali. Quest'anno è stato in assoluto l'anno in cui ho avuto in assoluto più regali e quest'oggi sono qui a condividerli con voi. È una cosa che vi ripropongo ogni anno. So che piace molto, piace tantissimo anche a me curiosare sui canali delle altre ragazze e vedere un po' quello che loro hanno ricevuto. E quindi quest'oggi, prima di mettere tutti i pacchi e le cose a posto, ho pensato di filmarvi questo video. Ovviamente, prima di iniziare, ringrazio tutte le persone che di recente si sono iscritte al canale, mi fa veramente tantissimo piacere. Mi fa tantissimo piacere che questo canale sta crescendo sempre di più, è una cosa che mi rende veramente molto molto contenta perché ci tengo tantissimo, trascorso delle ore a filmare contenuti o editare e è una cosa che mi piace tantissimo, lo sapete, non è il mio primo lavoro, lo faccio nel spare time, quindi nel tempo libero, ma è una cosa che mi piace tantissimo. In ogni modo, detto ciò, ovviamente io invito tutte le persone che magari ancora non l'hanno fatto ad iscriversi al canale così da far sì che questa piccola community cresca sempre di più e se volete potete tranquillamente attivare la campanella delle notifiche così ogni volta che pubblico dei nuovi contenuti ricevete appunto la notifica. Ecco, direi subito di iniziare. Ci sono veramente tantissime cose qui sulla mia makeup desk e voglio iniziare dalla cosa più voluminosa, che è questo bellissimo borsone per la palestra. Io avevo in uso un borsone di Oceans A Parte che lo utilizzavo insomma da 2 o 3 anni, da quando ho iniziato a collaborare con loro. Mi ci sono trovata molto molto bene. Nelle ultime settimane, però meglio negli ultimi mesi, si era un po' lacerata vicino alla cerniera e quindi volevo tantissimo acquistarne un altro. E ricordo proprio qualche giorno prima di Natale ero in centro con il mio compagno a fare gli ultimi regalini ed ero entrata da Gymshark e tra le cose che appunto mi avevano colpito c'era questo bellissimo borsone che devo dire è fatto molto molto bene e in questo bellissimo forest green, quindi questo verde militare che è in assoluto tra i miei colori preferiti, è fatto molto bene, ha vari compartimenti sia nella parte esterna che nella parte interna, si chiude, ha poi ovviamente diciamo le maniche che potete tranquillamente portarlo con voi ed è di una grandezza perfetta perché non è troppo grande, è giusto per me, ecco. E appunto, come vi dicevo, è di Gymshark. Inoltre poi anche la tracolla se appunto volete portarlo così, ecco. Poi un altro regalino che ho ricevuto questa volta dalla mia compagnia, che però ve lo faccio vedere così, è una gift card da un bel valore piuttosto alto da spendere a Westfield, che è questo grandissimo centro commerciale presente qui a Londra. Ovviamente posso tranquillamente spendere questa gift card in qualsiasi negozio del centro commerciale. E mi ha fatto molto molto diciamo, mi ha reso molto contenta. Di solito ogni anno tendono a dare questo voucher alla persona che ritengono abbia letteralmente svolto un ruolo, diciamo un compito e abbia svolto le proprie duties in un determinato modo nell'arco dell'anno e quest'anno mi hanno voluto premiare con questo bellissimo voucher da un valore veramente alto, non me l'aspettavo e tra l'altro quest'anno festeggiavo i 10 anni che lavoravo in questa compagnia. Quindi è stato ancora un regalo ancora più gradito, ecco. Poi da un mio collega ho ricevuto questa box di cioccolatini che sono dei Milk Mendiant Lait. Comunque sono dei cioccolatini di cioccolato belga con delle nocciole.
Al lavoro lo sanno che io sono letteralmente un cricetino perché mangio sempre noci, nocciole, pistacchi, cioè li amo tantissimo. Quando ho fame, veramente preferisco anziché mangiare, non so, una schifezza, mangiare delle noci, delle nocciole che comunque contengono degli oli che fanno tra l'altro anche bene, ecco. E quindi ha ben pensato di regalarmi questa box di questi cioccolatini con delle noci, regalo super apprezzato. Da un'altra collega ho ricevuto invece questa box che contiene questo set di orecchini stupendo, è proprio il mio stile ed è composto da questo set di tre orecchini. Tra l'altro io, come sapete, ho tre buchi qui in basso e li indosserò appunto così come sono presenti nel set. Ci sono questi cerchietti con i brillantini, poi ci sono questi punto luce e questi qui con il bordo dorato che sono, devo dire, stupendi. Mi piacciono tantissimo, quando li ho visti sono rimasta super super contenta. E invece da un'altra collega ho ricevuto questo kit di guanti per la palestra perché io ultimamente al lavoro mi lamentavo sempre dei miei calli. Lo sapete, mi alleno da un po' di tempo e vuoi o non vuoi, comunque gli attrezzi sono pesanti, i manubri sono duri e si sono fatti questi calli. Nonostante io indossassi dei guanti, credo che non erano appropriati. E lei mi ha voluto regalare questi guanti di Everlast, fatti molto molto bene, vedete, in pelle, bellissimi. E insieme a questo mi ha regalato questo kit di questo marchio che si chiama Fuzzy Duck ed è composto da un prodotto, diciamo, detergente per le mani e una crema per le mani, entrambi in un formato da 300 ml, quindi sarò a posto per un po'. Lo sapete, il detergente per le mani è in assoluto la cosa che mi dura di più in assoluto, ecco, e quindi li metterò sul mio lavandino entrambi e li utilizzerò ovviamente a ogni uso, ecco. Poi da un altro collega ho ricevuto un Secret Santa. In realtà ogni anno qui in UK si fa questo Secret Santa, cioè si mettono tutti i nomi dei colleghi, insomma, le persone a cui volete fare il regalo all'interno di una bowl. Voi pescate un nome e a quella persona dovete fare un regalo, senza ovviamente riferire a quella persona che siete il Secret Santa. Ecco, non so se mi sono spiegata. Io avevo comunque pescato una mia collega e lui invece aveva pescato il mio nome. Non l'ho saputo fino a quel giorno, insomma, e devo dire, ho molto molto gradito il suo regalo. Mi ha regalato questa borraccia di Gymshark. Ormai lo sanno che sono in fissa con la palestra e che il make-up e la palestra sono in assoluto i miei punti deboli, ecco. E quindi mi ha regalata questa bellissima borraccia da 1 litro, quindi bella grande. La porterò sicuramente con me. E i colori sono stupendi, cioè veramente c'è il fucsia, il bianco e il blu, molto molto bella, sono contentissima. E oltre poi alla borraccia, anche lui mi ha regalato i guanti, perché per lo stesso motivo probabilmente non avranno parlato tra di loro, perché essendo un Secret Santa lui non poteva dire a nessuno che aveva il mio nome e quello che mi avrebbe fatto, ecco. E mi ha regalato i guanti di Gymshark, questi qui li ha presi nella taglia M, credo, spero mi vadano bene. Sono fatti anche questi molto molto bene perché vedete proprio qui sul retro dove io ho i calli hanno questa parte rafforzata, quindi più dura e non vedo l'ora veramente di ritornare ad allenarmi così da mettere tutte queste cosucce in pista, utilizzare la borraccia, i guanti, il borsone e disfarmi anche delle cose vecchie, ecco. Poi passiamo a altre cosucce di make-up perché ovviamente ci sono anche regali di make-up, lo sapete. E per prima cosa voglio mostrarvi questa meraviglia qui. Questa qui mi è stata regalata dal mio compagno. Quest'anno che cosa ho fatto? Ho fatto una wishlist e gli ho detto: guarda, queste sono le cose che io gradirei. Ovviamente non pretendo che mi regali tutto, perché comunque era una bella wishlist da un valore piuttosto elevato, in base a quelle che sono le tue capacità economiche, insomma, e la somma che vuoi spendere, scegli tu che cosa vuoi regalarmi. E lui, tra le varie cose, devo dire che ha fatto delle ottime scelte. Per prima cosa mi ha regalato questa palettina qui, che è in assoluto la prima palette di Pat McGrath che io andrò a provare. E ovviamente, tra le varie palette, io all'interno della wishlist avevo questa qui, che è, ve lo dico subito, una delle ultime uscite, credo. Comunque è la Blush & Eye Shadow Palette,
Sì, Pat McGrath, Mothership Visual Brilliance. Era stata riproposta in questa tonalità più chiara e in una tonalità leggermente più scura, probabilmente per chi aveva comunque ha un incarnato medio scuro. La palette in questione è questa qui, ancora in tonsa, non l'ho ovviamente ancora swatchata, è stupenda. Questi colori duochrome, triochrome mi sembrano pazzeschi. E poi la cosa che mi piaceva tanto di questa palette è che ci sono anche dei blush all'interno, quindi avrò sicuramente modo di provare anche le polveri per il viso di Pat McGrath e qualora dovessi ritenerlo insomma opportuno acquistare poi ovviamente anche altre palette o altre cose, ecco. Comunque questa palette è stata un bellissimo regalo. Oltre a questa poi aveva scelto, insomma, ha scelto questo kit di Paola Lee che è della linea Venus Source Hydra, quindi è una linea SOS Hydration, quindi per l'idratazione del viso. Lo sapete che io ho una pelle particolarmente secca e disidratata, quindi sono sempre alla ricerca di questi prodotti idratanti e nutrienti per il viso e avevo all'interno della wishlist questo kit di Caudalie. Lui me l'ha regalato ed è composto dal siero che contiene tra l'altro anche acido ialuronico, dalla crema intensiva e da questa qui che invece è una maschera idratante, vedete questa qui, quindi un bellissimo kit, stupendo. E poi sempre da lui, perché non ho finito, ho ricevuto questo The Mask Collection di Look Fantastic. Questo qui, se non erro, è stato acquistato anche dalla mia carissima amica Martina, del canale Martina Vinai, e devo dire è stato un ottimo regalo, perché all'interno ci sono veramente tantissime maschere. Questa box è fatta un po' a fisarmonica, vedete, si apre così e all'interno di ogni comparto c'è ovviamente una maschera. Ad esempio, vi faccio vedere giusto qualche maschera così. Abbiamo la Shiseido Vital Perfection, poi abbiamo questa qui di Herborian al Ginseng, sono dei patch per il contorno occhi. Poi, ad esempio, abbiamo questa maschera qui di questa Holika Holika, che è un marchio coreano. E insomma, ce ne sono veramente, veramente tante. Quindi, devo dire, è stato un bellissimo regalo, super, super apprezzato. E infine, credo, l'ultimo regalo del mio compagno, sì, è questa caramella che qui si chiamano cracker di Sephora. Questa qui in realtà lui me l'ha acquistata un po' prima rispetto al Natale, un po' prima rispetto anche al Black Friday, però io ci tenevo a tenerla sotto all'albero, quindi l'ho tenuta da parte e l'ho poi messa sotto all'albero e ovviamente l'ho poi aperta, ecco, il giorno di Natale. E vi voglio far vedere che cosa c'è all'interno di questa caramella, perché secondo me ci sono delle cosucce davvero interessanti. Per prima cosa c'è questa palettina qui ed è la Mini Pastel Palette. Era una delle poche palette mini che non avevo. Lo sapete, io amo tantissimo Natasha Denona, ho quasi tutte le palette di Natasha Denona, sono veramente poche quelle che non possiedo, ma perché effettivamente ho dato priorità a quelle che rispecchiano più i miei gusti e i miei interessi. In ogni modo, questa palette era molto molto bella e ha questi colori pop sveum super particolari, in particolar modo questo rosato, questo dorato, ma anche il blu sono veramente veramente belli. Ho swatchato soltanto questi tre perché ero incuriosita, però ancora non l'ho provato. Ovviamente voi fatemi sapere nei commenti se volete vedere alcune di queste cose o tutte le cose che vi ho mostrato che riguardano il make-up in azione. Poi all'interno sempre della caramella c'era questa I Need a Rose Lip Crayon di Natasha Denona nella tonalità Daphne, che è una tonalità nude stupenda che vira però verso il nocciola, molto molto bella. C'era poi la Microblade Liquid Liner che io in passato ho utilizzato in mini size ed è in assoluto una delle mie eyeliner preferite. E infine c'era anche questo Puff Paint che è il blush di Natasha Denona. Lei l'aveva riproposto in due tonalità, una più rosata e questa più scura, e all'interno della box c'era questa qua. E devo dire che mi piace un sacco, non l'ho ovviamente ancora utilizzato, la tonalità si chiama Bloom. E da come ho capito è un prodotto che può essere utilizzato sia sul viso ma anche sulle labbra, quindi lo testeremo se volete e vedremo poi appunto la performance. Poi, ritornando ai regalini, dalla mia amica Mary, che saluto se per caso mi sta seguendo,
Ci siamo fatte, insomma, ci siamo fatte il solito regalino che ci facciamo a Natale. Io le ho regalato una cosa che, lei voleva, insomma, e lei invece a me mi ha regalato questo kit di KVD composto da Queen of Poison Full Size Lip Duo, composto da questo set, ed è appunto nella colorazione che io le avevo chiesto. Si chiama Queen of Poisons ed è, devo dire, stupendo perché è un malva ma leggermente più scuro. Vedete, così c'è appunto la matita labbra e il rossetto che, da come ho capito, dovrebbe essere a lunga tenuta. E questo qui è ovviamente il rossetto. Una volta applicato si dovrebbe asciugare e rimanere così per l'intera giornata. E la matita, sempre nella stessa tonalità, Queen of Poison, è invece leggermente più chiara, però secondo me possono matchare bene. Questa qui tranquillamente io la utilizzerei anche all over the lips, quindi a mo' di rossetto, ecco. E oltre a questo kit, mi scuso per la voce ma sono particolarmente raffreddata, ho ricevuto anche questo bellissimo set di Ted Baker, Floral Fancy, ed è composto da un body wash alla violetta e bergamotto, uno spray per il corpo e una crema per il corpo. Molto molto carino, tra l'altro in formato da 50 ml, quindi anche travel friendly. Magari se vado in vacanza e voglio portare con me uno spray per il corpo, una crema, un bagno schiuma, sicuramente potrei andare a utilizzare e portare con me loro, ecco. Poi, da un'altra mia collega, ho ricevuto questo kit Tesori d'Oriente. Devo dire che quando vivevo in Italia, soprattutto nel periodo estivo, utilizzavo tantissimo questi spray, questi deodoranti di Tesori d'Oriente. Poi, da quando sono venuta qui in UK, voi comunque, perché il marchio è più difficile da reperire, non avevo poi mai acquistato più queste referenze. E devo dire che questo regalino è stato veramente apprezzato, tra l'altro a forma di caramella, e questo è nella profumazione Passion Dream, doccia crema aromatica, profumo aromatico. E vi faccio vedere che cosa c'è all'interno di questa caramella. Allora abbiamo lo spray, insomma il deodorante, questo qui lo definisce profumo aromatico con melograno e tè rosso. E poi c'è ovviamente la crema doccia. Il pack è stupendo, ma io amo tantissimo proprio questi pack di Tesori d'Oriente, mi sono sempre sempre piaciuti. Tra l'altro trovo che non costano nemmeno tanto, quindi il rapporto qualità-prezzo secondo me ne vale la pena, ecco. E devo dire, è stato un regalo veramente tanto apprezzato. Poi, dalla coppia dei miei amici, dove appunto abbiamo trascorso il Natale, ho ricevuto questo regalino di Pandora. Ve lo faccio vedere. Probabilmente loro sanno che amo tantissimo Pandora o varie cose di Pandora e hanno ben pensato di regalarmi il pack, poi è stupendo. Hanno ben pensato di regalarmi, ve lo faccio vedere subito, questa coppia di orecchini che devo dire sono molto fini e belli, con tutti i diamantini. Sono proprio il mio stile, insomma, voi lo sapete. Io sono molto minimal per quanto riguarda gli orecchini, non utilizzo mai orecchini troppo grandi, insomma. E la loro scelta è stata veramente una scelta mirata, fatta da comunque persone che mi conoscono e conoscono i miei gusti. Poi ne ho ancora per molto, ecco. Mi sono autoregalata questo kit per i capelli di questo marchio Arganicare Natural Hair Care, che è un marchio che viene rivenduto qui ed è facilmente reperibile in alcuni hair salon, ma è facilmente reperibile anche da TK Maxx. C'erano riproposte veramente tantissime fragranze e con oli diversi. Io alla fine ho puntato su questo che è realizzato prettamente con l'olio di argan e allo scopo di andare a nutrire i capelli e altamente idratarli, quindi è in assoluto l'azione che vorrei sui miei capelli. E il pack è stupendo, pensate che il valore a pezzo pieno di questo kit supera i 100 euro. Io l'ho trovato da TK Maxx a un prezzo abbordabile, insomma, e me lo sono voluto autoregalare perché comunque, vuoi o non vuoi, comunque qualche regalino bisogna farselo e concedersi qualche piacere, ecco. E vi voglio far vedere che cosa c'è all'interno della box. Allora, per prima cosa c'è lo shampoo.
in questo formato da 400 ml. Il pack è stupendo e questo qui è comunque uno shampoo per capelli secchi e danneggiati. Contiene all'interno shea butter e olio di argan, vedete scritto qui. E oltre poi a questo c'è ovviamente la maschera idratante e nutriente in questo formato da 500 ml, quindi durerà tantissimo. E infine l'ultimo prodotto è un prodotto curioso perché i sieri per i capelli sono comunque dei prodotti curiosi per me ed è questo siero per i capelli. Questo qui viene utilizzato per andare a proteggere i capelli, va utilizzato prima dello styler, quindi ha anche un'azione termoprotettrice per i capelli. E ovviamente è fatto in questo modo. Sono veramente contenta di questo kit. Devo dire la verità, questo Natale mi sono fatta pochi regali, ma per il semplice fatto che comunque durante il Black Friday avevo preso varie cose, quindi non volevo esagerare. Un altro autoregalo che mi sono fatta è questo qui di Corres. Sapete che Corres è un marchio greco che amo particolarmente, ho provato varie referenze per la skincare che mi sono piaciute tutte e questa volta ho voluto prendere qualcosina per il corpo. E questo kit in particolar modo è composto da questo latte corpo che idrata e nutre la pelle. Come profumazione abbiamo il frutto della passione, il pack molto molto bello. C'erano anche bambù e cetriolo e un'altra fragranza, ma poi ho optato per questa qui. E c'è anche ovviamente il bagnoschiuma in un formato da 250 ml. Quindi devo dire un bel formato. E infine l'ultimo autoregalo, penultimo insomma, è questo prodottino per la skincare di Diego Dalla Palma. Questo qui è un eye correcting ampoule, quindi un'ampolla realizzata prettamente con peptidi e caffeina e ha lo scopo di andare a contrastare la parte scura delle occhiaie. Sapete che è una problematica che comunque mi porto avanti da tantissimo tempo e ho detto perché no, proviamo questo prodottino. Tra l'altro la skincare di Diego Dalla Palma ha delle buone recensioni, ecco, e quindi ne ho voluto ovviamente approfittare. Poi da un altro collega ho ricevuto questi orecchini di questo marchio Isabella M. Sono molto molto belli e assomigliano a quelli del set dell'altra collega. Ormai hanno capito un po' che mi piacciono, insomma, questa tipologia di prodotti, di accessori mi piacciono tanto. E sono fatti molto molto bene. Questi qui sicuramente li metterò subito in uso. E infine, dalla mia collega brasiliana invece ho ricevuto quest'altra coppia di orecchini. Devo dire che quest'anno ho ricevuto tantissimi orecchini. Questi qui, ditemi voi se non sono stupendi, molto molto belli con la perlina e con i diamantini. Sicuramente questi qui li utilizzerò per qualche serata o se devo andare a qualche evento più particolare. Ecco, sono molto molto belli. Poi, da un altro collega, credo questo è l'ultimo regalo di colleghi, sì, ho ricevuto questo bagno doccia all'interno di questo pack stupendo e ha la forma di una pallina dell'albero di Natale con gli omini di zenzero, fatta molto bene, molto molto carina. Può essere utilizzata sia per la doccia ma anche per la vasca. Io non ho la vasca, ho solo la doccia per fortuna. E sicuramente diciamo, la utilizzerò tranquillamente. Ecco. Ah, ancora un'altra cosa di una collega. Credo questo sia l'ultimo regalo. Sì, dalla mia collega Florentina ho ricevuto questo bellissimo maglioncino in mistolana ed è in questo colore verde smeraldo, diciamo. Verde acqua, molto molto carino e anche questi bordi tutti diciamo fatti in questo modo, vedete, molto molto carina. Me l'ha regalata in una taglia S, che tra l'altro è la mia taglia attuale e mi è piaciuta tanto, ecco, quindi c'è anche qualcosina di abbigliamento. Poi dalle sorelle del mio compagno ho ricevuto questo braccialetto di questo marchio Capri. Molto molto particolare, fatto in questo modo, è in rosa e ha questa campanella con la scritta Capri, molto carino. Sicuramente questo qui lo sfrutterò di più durante il periodo estivo, ecco, perché diciamo di solito indosso questi braccialetti un po' più chunky nel periodo estivo. Poi dal mio compagno di ritorno dalla Francia ho ricevuto questo braccialetto collana anklet, insomma,
con il simbolo, questo simbolo qui, che si trova sempre in Grecia, ed è appunto l'occhio portafortuna, il lucky charm della Grecia. Questo qui può essere messo come bracciale, quindi arrotolato intorno al braccio, come collana oppure come cavigliere. E mi piace tantissimo, è molto fine, molto bello e rispecchia tantissimo il mio stile. Io di solito ho sempre un braccialetto con questo logo perché è un mio portafortuna, ecco. E ho ancora un po' di cosucce da farvi vedere. Poi, allora, da mia sorella ho ricevuto il Cui Bizzarro, questo qua di Nabla, ed è uno degli ultimi nella tonalità mauve. Lei in realtà ne aveva presi vari per lei. Di questi ultimi usciti shimmer, io però lo volevo matte e quindi mi sono fatta regalare questo qui mauve, molto bello. Questo qui può essere utilizzato tranquillamente anche sulle labbra e credo proprio lo andrò ad utilizzare sulle labbra, super cremoso come sempre, ma devo dire che la formula dei prodotti di Nabla è veramente un qualcosa di spettacolare. Poi ho ricevuto questo lip gloss di Fenty, lo sapete che i lip gloss di Fenty sono in assoluto i miei preferiti. Questo qui l'ho tenuto sull'albero di Natale ed è bellissimo, olografico, stupendo. Cioè, questo quando lo indossate, ditemi voi che riflettenze che lascia. Ovviamente voi fatemi sapere nei commenti se volete vedere qualcosa in azione, ecco. E poi, penultimo regalino, questo qui da Sephora UK. Ho vinto una masterclass con Natascia Denona e al termine della masterclass che appunto ho fatto con la stessa Natasciona ho ricevuto questa palette. Sono stata super super contenta. Devo dire che quest'anno è stato veramente un bellissimo anno per me sotto tantissimi punti di vista e questo è stato veramente uno degli ultimi regali stupendi ricevuto quest'anno. La palette in questione, lo sapete, è la Xenon Palette. È stupenda. L'ho soltanto swatchato, o meglio, swatchato i colori che mi incuriosivano di più e devo dire che è un qualcosa di meraviglioso. Dal vivo rende di più rispetto a, diciamo, gli swatches visti in giro, ecco. E infine, ultimo regalino, questo mini kit di Rare Beauty con blush and glow ed è composto da due illuminanti e due blush. Devo dire che è veramente un bel set. Le size sono veramente mini mini mini, ma sufficienti per farsene un'idea, soprattutto per chi ha comunque tantissime cose come me, ultimamente va alla ricerca, o meglio, io sono alla ricerca di prodotti mini size perché costano meno e comunque non sono troppo difficili da smaltire. Ecco, con questo è tutto. Questi sono stati quindi tutti i regali che ho ricevuto questo Natale. Vi ripeto, è stato veramente un anno bellissimo per me. Spero che il 2024 continui su questa scia ad essere un anno meraviglioso. In ogni modo, ringrazio tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi auguro un buon capodanno e appunto una buona fine e un buon inizio d'anno a tutti. E noi ci vediamo molto, molto presto con un nuovo video. Un bacio a tutti. Ciao.